vedono qua, già è un po' pieno di insetti, vedi? Vedi, ecco qua, questo, vedi questo qua, questi, vedi? Sono parassiti che si proliferano e, e danno fastidio alla pianta. No, non so se si nota pure che già stanno volando via, vedi, dà fastidio. Gli insetti volano, vedi? Queste piantine di pomodoro già stanno nella più bella fase di crescita, hanno fatto già dei fiorellini e addirittura il fiore diventerà un frutto come risultato ed è un momento proprio opportuno quello là adesso quello là per iniziare un po' a proteggere quello che è l'alberello. Allora, non so, nel seguito di quello che abbiamo fatto prima, ho spiegato il fatto della lacerazione delle foglie di tabacco. Adesso in questa tanica ho il risultato che è l'acqua come residuo. Io aggiungo addirittura anche un po' di verderame che è sempre in polvere, che è sempre un prodotto naturale. Lo aggiungo per avere più efficienza per quanto riguarda il risultato per allontanare gli insetti. Allora, praticamente ecco, hanno nacquero queste qua, gli alberelli, le foglie si inondano di questo prodotto che serve proprio. Poi un'altra cosa, bisogna naturalmente stare attenti a guardare un po' anche le previsioni del tempo, perché se io spruzzo questo deterrente per gli insetti e poi dopo piove, è un lavoro inutile. Quindi va un po' anche controllato le previsioni del tempo per fare quasi un po' tutti gli ortaggi, servono per allontanare gli insetti. Il modo più naturale di questo non può esistere. Allora, queste sono le melanzane pure, tutte le foglie larghe e i fiori soprattutto attirano insetti, formiche, e questo qua dovrebbe stare lontano. Questi parassiti che fanno sì che fanno ammalare un po' l'alberello e quindi difficoltà nella crescita con un risultato scarso. Questa operazione non è che abbia tanto un ottimo profumo, anzi, però bisogna comunque essere un po' efficienti per quanto riguarda fare un ottimo deterrente per gli insetti. La lacerazione delle foglie di tabacco che io adotto, creano proprio questo tipo di prodotto che allontana gli insetti. Io in sostanza metto le foglie di tabacco, quelle già essiccate e maturate, prima della lavorazione dei monopoli, perché vengono ritirati poi dai coltivatori, e mi faccio i miei quantitativi appunto per poter fare questo in tutto il periodo della crescita dell'orto, di tutte le piantine che noi andiamo a mettere nell'orto. Però, insomma, l'unica cosa negativa potrebbe essere l'odore sgradevole, però purtroppo è quella che funziona. È un metodo naturale, allontana gli insetti e non ne vedo altri, oppure ci stanno pure altri metodi, ci sta chi dice che utilizzano le ortiche. Ce ne sono pure tanti altri di metodi, però insomma io ho la possibilità di fare questo e ho avuto sempre dei risultati, quindi non lo so se va bene. Il risultato, cioè questo prodotto è il risultato della lacerazione delle foglie del tabacco e quindi l'odore non è tanto gradevole, però questo serve proprio appunto per far allontanare gli insetti. Naturalmente va anche ripetuta la cosa sugli alberelli.
il liquido che si è il risultato.